I bombardamenti dei caccia governativi e la pioggia di razzi lanciati da ribelli sulla capitale siriana. Queste immagini mostrano una delle giornate più sanguinose per la popolazione di Damasco. Almeno 50 morti accertati e 180 feriti. Il regime ha concentrato i bombardamenti in un'area rurale a est della città, stando all'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, organizzazione dell'opposizione con sede a Londra. La risposta dei guerriglieri anti-Assad ha preso di mira il centro storico della capitale. I razzi avrebbero ucciso almeno 13 persone, sfiorata anche l'ambasciata russa. Almeno 8 civili, invece, sono rimasti uccisi nei bombardamenti aerei della coalizione internazionale nella provincia di Idlib. L'esplosione di un deposito di armi degli islamisti di al-Nusra ha investito anche alcune case. In un paese ridotto in macerie arriva il ministro degli esteri iraniano Mohammad Zarif, proveniente da Beirut, dove ha già incontrato il leader di Hezbollah, alleato di Assad. Anche Teheran, fresco dell'accordo sul programma nucleare, prova a ricomporre il puzzle diplomatico siriano.